quali sono le tipologie di tumori che hanno una maggiore incidenza sulla popolazione? I tumori più frequenti nei paesi occidentali e quindi anche in Sicilia e quindi anche a Canicattì sono i tumori alla mammella nella donna, i tumori della prostata nell'uomo, i tumori del polmone nell'uomo prevalentemente ma anche nella donna, visto l'abitudine al fumo che adesso hanno anche le donne, i tumori dell'utero e i tumori del colon retto. Questi sono sostanzialmente i tumori più frequenti, i cosiddetti big killer dell'oncologia. Ecco, in questo senso la prevenzione quanto è importante, che ruolo può giocare? Quando noi parliamo di prevenzione dobbiamo pensare a tre momenti. Il primo momento è la prevenzione primaria, che significa porre in essere quanto necessario per evitare l'esposizione a cancerogeni e quindi per prevenire l'insorgenza del tumore stesso. Poi c'è un secondo momento che è la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce. Questa non è fattibile come campagna di screening in tutti i tipi di tumore, ma sicuramente in quelli più frequenti, in quelli che fanno più morti. Mi riferisco ai tumori della mammella, mi riferisco ai tumori del colon retto e mi riferisco anche ai tumori dell'utero. E la nostra azienda si sta attivando con una campagna di screening per l'attivazione, per l'appunto, di questi screening che riguardano questi tre big killer. Il comitato non si occupa soltanto di rivalutare e cercare un po' di potenziare i servizi che sono in seno all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, ma si occupa anche di prevenzione. Infatti stamattina siamo qui all'Istituto Tecnico di Canicattì e io ringrazio il preside, dottore Fontana, per avermi dato la possibilità di parlare di un tema importante, la situazione oncologica nel nostro territorio, che è organizzata un po', e in particolar modo parleremo di prevenzione. Io ringrazio anche il dottore Savarino, che è il responsabile di questo servizio oncologico a Canicattì, e la dottoressa Antonini, che ha dato la possibilità al dottore Savarino di essere presente. Però io vorrei, in premessa vorrei fare delle precisazione, vorrei puntualizzare un po' alcuni fattori che influiscono tanto per quanto riguarda la crescita di alcuni tumori, cioè la situazione che abbiamo a Canicattì è una situazione devastante.